La fiamma delle candele illumina i volti dei consacrati e delle consacrate nella Basilica di San Pietro avvolta nel buio. Una piccola luce, stretta tra le mani ma custodita con forza, molto simile alla scintilla della chiamata che in un giorno qualunque Gesù ha acceso nei loro cuori. Una chiamata, spiega il Papa nell'omelia, che è il tesoro che vale più di tutti gli averi del mondo. Grazia e dono fedele di Dio, soprattutto nelle fragilità, nelle debolezze, nelle miserie. Dono d'amore da proteggere dalla tentazione dello sguardo mondano, da ripiegarsi sull'io mentre gli occhi fissi su Dio fanno vedere la bellezza della povertà, che non è uno sforzo titanico, della castità, non una sterilità austera, dell'obbedienza, che rappresenta una vittoria sull'anarchia. Lo sguardo dei consacrati non può che essere uno sguardo di speranza, saper sperare. Guardandosi attorno è facile perdere la speranza. Le cose che non vanno, il calo delle vocazioni, incombe ancora la tentazione dello sguardo mondano che azzera la speranza. Ma guardiamo al Vangelo e vediamo Simeone e Anna. Erano anziani, soli, eppure non avevano perso la speranza, perché stavano a contatto col Signore. Anna non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Ecco il segreto: non allontanarsi dal Signore, fonte della speranza. Diventiamo ciechi se non guardiamo il Signore ogni giorno, se non lo adoriamo. Adorare il Signore. Uno sguardo nuovo è l'invocazione a Dio, sguardo capace di vedere la grazia, cercare il prossimo e sperare, unico modo per arrivare alla salvezza.